Rieccoci di nuovo insieme per la nostra rubrica Confronti in collaborazione con il Consiglio Provinciale di Trento. Oggi parliamo di sanità e di istruzione. Lo facciamo con due consiglieri che conoscono molto da vicino questi argomenti. Allora vi presento subito i nostri ospiti. Manuela Bottamedi, consigliera provinciale del PTT, insegnante in attesa. Ben arrivata, consigliera Grazie, buongiorno a Bottamedi. tutti. Claudio Cia, consigliere provinciale di Civica Trentina, infermiere di professione prestato alla politica, possiamo dire così, Cia. Buongiorno. Ben arrivati ad entrambi. Allora, io Grazie. partirei dalla questione sanità, che è quella, insomma, che c'è anche oggi su tutti i giornali, partendo, poi arriveremo anche alla questione NOT, ma partiamo dai punti nascita. Cia e Zegna Rossi hanno lanciato questo appello, questa richiesta di una deroga per i punti nascita sotto i 500 parti alla ministra Lorenzin. Io le chiedo, lei da professionista del settore, quale dovrebbe essere il sistema a regime di questi punti nascita di valle che comunque registrano nei dati un crollo di parti? Registrano un crollo perché la politica ha fatto di tutto per farli crollare. Io vorrei ricordare che già in passato si è intrapresa una campagna pubblicitaria in cui si invitava tutte le donne a partorire per un parto sicuro negli ospedali principali, appunto Trento e Rovereto. Io credo che qualunque donna che deve partorire e si vede una pubblicità di questo tipo nei luoghi pubblici, compreso addirittura io l'avevo vista esposta perfino in alcuni ospedali periferici, è evidente che una donna dice: beh, se ad esempio vado all'ospedale Tione e leggo una pubblicità, se vuoi un parto sicuro rivolgiti a Trento, è inevitabile che questa va a Trento. Io direi che la politica ha fatto di tutto per dirottare tutte le mamme verso i punti centrali Trento e Rovereto e ora ci vengono a dire che le donne non vanno più a partorire nelle valli. Beh, io direi che ci stanno prendendo in giro non poco, anzi le donne sono state prese in giro non poco dalla politica. Io credo che la periferia merita maggior considerazione, le nostre donne hanno sempre partorito nelle valli, non mi pare che ci siano state delle tragedie e oggi improvvisamente quegli ospedali vengono definiti non più sicuri, non più garanti della tutela del neonato e della mamma. Ecco, io chiedo a chi sta operando in questo senso, cioè delegittimando gli ospedali periferici, di dimostrarci dove non c'è questa sicurezza. Certo che se a un certo momento ci vengono a dire vi togliamo l'ostetrico o l'ostetrica o il ginecologo dalle 6 di sera alle 8 di mattina, sabato, domenica le sale parto sono chiuse, togliamo l'anestesista, beh allora sì che non ci sono gli estremi per la sicurezza, ma evidentemente è una scelta politica. Però con la richiesta di questa deroga i punti nascita dovrebbero restare aperti. Sì, È un po' un controsenso. è un po' un controsenso, anche perché la mia impressione è che la politica locale stia in qualche modo dirottando le responsabilità di probabili chiusure proprio a Roma. A un certo momento Roma probabilmente dirà di no, perché se noi andiamo a Roma e diciamo quest'anno abbiamo avuto in tutti gli ospedali periferici solo 5 parti, è evidente che Roma non può pensare di dare deroghe per mantenere delle spese per 5 parti. E allora dirà probabilmente di no e allora si darà la colpa a Roma invece che alla politica che negli anni ha preparato questo terreno di svuotamento dei punti nascita. Da donna a donna, Manuela Bottamedi, lei se la sentirebbe di partorire in un ospedale dove all'anno il numero di parti è bassissimo? No, direi di no e penso di parlare a nome di tutte le mamme del Trentino in questo momento. È chiaro che nel momento in cui la politica ha fatto una scelta, che è quella di puntare sugli ospedali del Fondovalle, quindi Trento, Rovereto, peraltro non potenziando il servizio infermieristico e medico a supporto di un aumento di nascite considerevoli negli ospedali di Trento e Rovereto,
Ecco, una mamma in questo momento, una donna che deve partorire, è chiaro che non va in un ospedale di periferia, non ci andrei nemmeno io in questo momento, proprio perché non mi sentirei adeguatamente tutelata, non mi sentirei sicura. Ecco, dovrei andare per forza a Trento o Rovereto, ma in condizioni, ripeto, insomma, direi quasi drammatiche, perché nel momento in cui il personale è rimasto tale e quale a quello dello scorso anno, di 2 anni fa, di 3 anni fa, ed essendo però quasi raddoppiato il numero delle partorienti, ecco, direi che è una situazione non più sostenibile, che non tutela le mamme non solo dal punto di vista della sicurezza, ma neanche proprio del benessere, perché io che ho partorito 2 volte, posso dire che le giornate più importanti della mia vita sono state quelle. Sono le giornate dove ecco, c'è un coinvolgimento emotivo e quindi non solo ecco, sanitario, che è ai massimi livelli, e pertanto una donna ha diritto ad avere proprio una protezione, una tutela ai massimi livelli. Ecco, io ho partorito in Lombardia perché a quei tempi abitavo in provincia di Milano, ho trovato un servizio splendido, ho partorito 18 anni fa e 13 anni fa, e adesso tornare in Trentino e vedere in una terra autonoma come la nostra un servizio ospedaliero ridotto a questi livelli, con questa frammentazione, con questa confusione anche sul disegno complessivo e in particolare sui punti nascita, fa male. Ecco, dobbiamo davvero dare una sterzata, perché è ovvio che togliendo ossigeno via via, giorno per giorno, agli ospedali di valle e non però potenziando gli ospedali che in questo momento stanno affrontando tutte le emergenze, che sono appunto gli ospedali di Trento Rovereto, è chiaro che stiamo andando verso un sistema sanitario che è vero, oggi è ancora ai massimi livelli in Certo. Italia, ma domani, ci chiediamo domani, e poi non solo, dobbiamo sempre guardare a chi è meglio di noi, mai a chi sta peggio e quindi al Sud Italia, mi viene da Ma dire. lei condivide le politiche e le scelte in materia di sanità della maggioranza? Ma diciamo che sì, in via di massima sì, però questa l'avevo anche scritto, mi ero espressa in questo senso un paio di mesi fa, quando c'è stato la famosa così delibera sui turni di riposo, eccetera, no? E quindi tutto il problema che è uscito proprio sulla riorganizzazione complessiva dei turni dei medici. Mi sono espressa in termini negativi, perché noi avremmo potuto, anziché aspettare l'ennesima deroga da Roma, avremmo potuto attivarci per tempo. Questo era nostro dovere, soprattutto come terra autonoma. Non è la prima volta che lei si esprime un po' in maniera fuori dal coro Ma rispetto è il al nostro patto. lavoro, io direi che il lavoro dei consiglieri, il mio collega Claudio Cia lo sa molto bene, e tanto in maggioranza quanto in minoranza, perché poi, insomma, alla fine è un lavoro che ci accomuna, abbiamo ruoli anche simili, nonostante le appartenenze diverse, è anche quello di appunto aiutare la giunta, il presidente, i vari assessori, aiutarli e stimolarli e sollecitarli ad una politica migliore. Non possiamo stare solo lì a guardare o a votare. Abbiamo un compito, un ruolo che direi sono anche di indirizzo. E Certo. quindi, ecco, in questo senso ogni tanto capita, no, di pronunciarsi in maniera difforme, ma non è fatto in modo, come dire, a prioristico o a È un non prescindere. ragionato. È esatto, critico e ragionato a seconda dei casi, ecco, delle situazioni. Restando in tema di sanità, andiamo rapidamente. Un'altra questione di questi giorni è quella del NOT, il nuovo ospedale di Trento. Alla fine sembra che si farà lì dove era stato pensato originariamente, in via Al Desert. Cia, la struttura prevista è conforme a quelle che sono le esigenze di oggi del sistema sanitario trentino? E poi chiedo anche a lei, Bottamedi, se si è perso del tempo in tutti questi anni. Ma guardi, io sento i sanitari che vengono da fuori provincia e quando arrivano a Santa Chiara e sentono dire che noi chiuderemo questo Santa Chiara per farne uno nuovo, ci dicono: ma voi siete matti, ma avete tutti questi soldi da buttare via? Questa è la domanda che si fanno. Perché in effetti Santa Chiara va detto che
è comunque un ospedale che negli anni ha subito una ristrutturazione continua. Vorrei ricordare che abbiamo speso più di 70 milioni non poco tempo fa per un adeguamento, per una ristrutturazione. E la mia impressione è che questo NOT si vuole fare a tutti i costi. Vorrei ricordare che il NOT già nel 1998, quando era sindaco dell'AI, era così, gli era venuto già allora la voglia di fare un NOT al sindaco dell'AI, e in effetti sapete dove voleva farlo? Nella zona, nell'area ex Loi e carbochimica, quindi una zona completamente inquinata. Lui andava a farci addirittura il NOT, e qualcuno gli ha fatto osservare che c'era la ferrovia, che c'erano i tralicci, e lui ha detto non ci sono problemi, interiamo la ferrovia, facciamo tirare via i tralicci e quant'altro. Per fortuna la sua maggioranza allora in comune l'ha stoppato, e allora il progetto del NOT se l'è comunque portato da sindaco a presidente della provincia, e ha continuato a coltivare questo sogno. Per cui a un certo momento ha voluto realizzare il NOT, ha individuato la zona che è appunto in via al deserto. Ultimamente abbiamo sentito che non si voleva più fare via al deserto, dove si abbiamo già speso un'infinità di milioni di euro, ma si sa che con i soldi pubblici si fa presto a fare la spesa, e si è voluto invece, si puntava a farlo nella zona di Mattarello, dove doveva sorgere la cittadella militare. Ora si torna nuovamente in via al deserto. Ecco, questo a me dà l'idea che c'è un po' un stato confusionale. Però se si insiste tanto su questo NOT, già appunto nel 98, probabilmente c'era una base di necessità. Ma guardi, il NOT prevede 613 posti letto. Santa Chiara ne aveva, adesso sono 800 qualcosa, ma ne aveva 900. Allora, se noi andiamo a fare un ospedale con meno posti letto rispetto a Santa Chiara, e mi si viene a dire Santa Chiara ha pochi spazi, beh, io dico, applichiamo la stessa filosofia che vogliamo applicare al NOT, applichiamola a Santa Chiara, liberiamo 300 posti letto e immediatamente ci si liberano una grande quantità di spazi. Inoltre un'altra cosa mi verrebbe da dire, che non capisco questa logica di fare un ospedale con meno posti letto, quando in periferia stiamo depotenziando la periferia e stiamo anche riducendo i posti letto. Io ho qui un documento interessante della provincia in cui praticamente è documentato come dal 2011 al 2015 abbiamo avuto, ad esempio ad Arco abbiamo perso 36 posti letto, a Tione ne abbiamo persi 15, a Borgo ne abbiamo persi 10, a Cavalese ne abbiamo persi 17, a Clesse 35, a Roveretto 120 e addirittura anche Trento ha perso i suoi posti letti, e precisamente 109. È una delibera interna? È una delibera interna. Abbiamo avuto praticamente dal 2011 al 2015 abbiamo avuto una perdita di 342 posti letto tra ospedali periferici e centro. E io dico, ma o noi come popolazione siamo diminuite, ma dubito, mi pare che stiamo crescendo come popolazione, oppure sono diventati tutti sani in Trentino. Oppure seriamente il turismo, o insomma le persone che decidono di andarsi a curare fuori. Ecco, ma è evidente perché che c'è anche un problema di liste di attesa. Sì, è evidente che se io arrivo a dover attendere mesi per un intervento chirurgico, mi rivolgo a Negral, mi rivolgo a Verona, a Bolzano e quant'altro. Quindi mi sa che è una politica che sicuramente non premia la professionalità dei nostri operatori, perché abbiamo ottimi infermieri, ottimi medici, ottimi... Sono sufficienti? No, non sono neppure sufficienti, tanto è vero che è riconosciuto che per esempio sulla provincia di Trento mancano circa 100 medici e circa 200 infermieri. Ma non lo dico solo io, lo dice addirittura un documento ufficiale a livello nazionale, che proprio evidenzia ad esempio che per il Trentino Alto Adige, quindi comprende anche Bolzano, ma avremo bisogno di 461 infermieri per coprire i turni, e per la copertura dei turni e dei servizi 602 infermieri. Noi se facessimo anche il 50% che riguarda Trento e il 50% che riguarda Bolzano, ecco che noi superiamo la necessità di avere 250 infermieri in più. Chiaro.
Veniamo alle questioni dell'istruzione, perché purtroppo il tempo stringe. E la provincia di Trento deve recepire la riforma della buona scuola. Bottamedi, lei che appunto è un'insegnante in aspettativa, qual è la buona scuola per il Trentino? Il presidente Rossi ha anche presentato le sue proposte e nella finanziaria è stato inserito un suo ordine del giorno che prevede un maggiore coinvolgimento, di tutte le organizzazioni sindacali anche per gli insegnanti, resta sempre questo nodo della stabilizzazione dei precari. Sì, sulla scuola ci sono tante questioni al tappeto in questo momento. Una è appunto la buona scuola, che ci auguriamo per il Trentino diventerà un'ottima scuola, perché abbiamo comunque delle potenzialità, delle prerogative nostre di autonomia che possiamo utilizzare al meglio. Ecco, a questo proposito arriverà, approderà in Consiglio Provinciale a maggio il testo nostro della Buona Scuola Renziana, però appunto è declinato alla Trentina. E in questo momento è in fase di studio il modo, no, di applicazione di questo testo nazionale qua nella nostra provincia, e appunto attraverso il mio ordine del giorno che è stato approvato in finanziaria a larghissima maggioranza, ecco, si chiede proprio che il Presidente Assessore all'Istruzione Rossi coinvolga i sindacati, ma non solo, anche tutti gli organismi scolastici provinciali che sono appunto deputati al governo dell'istruzione trentina. Ecco, io so che il Presidente ha calendarizzato questi incontri, quindi ci saranno, e mi auguro che produrranno appunto una visione di sistema, un disegno di applicazione delle norme nazionali qua in Trentino in modo adeguato. Ecco, io ricordo alcuni passaggi che la buona scuola di Renzi comunque diciamo, ritengo positivi, ecco, che possono tranquillamente essere applicati qua in Trentino, anzi direi potenziati. Uno di questi è il merito, il criterio del merito per quanto riguarda gli insegnanti, ma anche i dirigenti, che può essere applicato finalmente anche nella scuola trentina, e dando comunque dei premi agli insegnanti sotto forma di comunque, scatti stipendiali, ma anche di carriera. Ecco, è un merito quindi che dipende da una valutazione. Ecco, il punto nodale, focale, è come andiamo a valutare gli insegnanti, come possiamo decidere che siano degli insegnanti meritevoli di avere uno stipendio più alto di altri o di avere così, dei premi di carriera più importanti rispetto ad altri colleghi. Ecco, questo è il punto focale, quello su cui secondo me bisogna concentrare l'attenzione adesso del coinvolgimento di tutti gli organismi e le organizzazioni sindacali, ma per approdare finalmente a una scuola che, premiando il merito, aumenti il livello di qualità didattica, perché poi alla fine il centro di tutta l'azione dell'istruzione trentina deve essere e deve rimanere lo studente, il ragazzo, il bambino, non l'insegnante, ma lo studente. Ecco, a proposito di insegnanti, lei citava appunto la questione concorso, la questione I graduatorie. sindacati chiedono che vengano stabilizzati prima i La precari. stabilizzazione, esatto. Allora, anche qui in Trentino verrà fatto il concorso, questo è stato Deciso ormai. dichiarato pubblicamente anche dal Presidente, anche in aula. E ecco, quello che io avevo chiesto tramite una interrogazione, e mi è stato risposto in senso positivo, è che le date di effettuazione del concorso qua in Trentino siano le medesime del resto d'Italia. E questa mi sembra una tutela proprio della nostra autonomia, in quanto se noi rischiassimo di fare il concorso in una data successiva, avremo comunque mi viene da dire un'invasione, perché questo potrebbe verificarsi, è un alto rischio, un'invasione di insegnanti da fuori provincia nella nostra provincia, ma questo non tutelerebbe e non premierebbe chi insegna da tanti anni qua in Trentino e che quindi ha il diritto, insomma, di vedersi riconosciuto un merito, perché conosce molto meglio la situazione peculiare e particolare della nostra terra. Ecco, quindi è importante farlo negli stessi giorni,
Per quanto riguarda i precari, è vero, c'è una situazione che è ormai all'esasperazione. Ci sono tanti precari che da anni attendono, aspettano una stabilizzazione. Questo concorso può essere una soluzione. Poi però naturalmente bisogna mettere mano a tutta questa selva giungla di graduatorie, di aspettative che si sono create negli anni. Anche direi per colpa di una politica scolastica romana che è stata devastante. Hanno creato livelli di burocratizzazione altissima, si è creata proprio una giungla e una sovrapposizione di canali di precariato, aspettative che è ormai arrivata a dei livelli quasi ingovernabili. Quindi ora sta al nostro governo provinciale mettere mano in coordinamento ovviamente col livello nazionale, ma insomma io per chiudere vorrei dire dobbiamo puntare davvero a un'autonomia integrale della nostra terra, della nostra provincia, perché dover dipendere continuamente da Roma e nella sanità e nell'istruzione e in tanti altri campi sta creando davvero dei danni enormi che in questo momento ancora si percepiscono poco, però alla lunga potrebbero essere davvero pesanti per il nostro Trentino. Di lavoro allora ce n'è ancora molto da fare. Moltissimo. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Io ringrazio Manuela Bottamedi Grazie, grazie a del voi. Grazie. PTT, Claudio Cia di Civica Trentina per essere stati i Grazie nostri a voi. ospiti quest'oggi. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata, domani mattina.